Parliamo della partita con Chiara Di Giulio, giudicata miglior giocatrice della gara. Allora Chiara, partita vinta 3-0, qualche complicazione ma sostanzialmente partita vinta con merito. Sì, è stata comunque una partita dove per noi è stata richiesta una grande concentrazione a livello mentale, perché comunque dovevamo, per noi che siamo molto giovani, è anche importante crescere su questi campi dove ci sono delle situazioni che a volte si vede, cioè nel senso un po' particolari, ed era importante comunque portare a casa il risultato, ed è stato anche per noi un grosso gradino, uno step proprio di crescita, proprio anche in questi tipi di campi, con queste situazioni e con delle, comunque delle avversarie, delle bravissime ragazze. Questo sicuramente l'abbiamo visto, tanto c'è la Ludovica Dalia che ci saluta. È stata una partita difficile, forse soprattutto dal punto di vista psicologico, non staccare mai la spina contro Crema, che insomma sappiamo la situazione. Sì, specialmente anche in questa situazione, per noi è, come ho detto prima, dobbiamo crescere anche da un punto di vista di aggressività e attenzione proprio alla partita. E quindi ecco perché da un punto di vista più psicologico è stata per noi più difficile. Certo che i risultati ottenuti da Bergamo in questo girone d'andata, forse l'avessero detto a settembre, pochi ci credevano con tutta la rivoluzione che c'è stata. Ah, mi dispiace per loro. Noi continuiamo a lavorare in palestra, a fare il nostro lavoro, a impegnarci, a crescere non soltanto in allenamento ma dopo anche partite del genere, è importante. Allora vuol dire che Bergamo c'è anche per lo scudetto? No, io dico soltanto che la prossima partita nostra è Villa Cortese e ci dobbiamo pensare adesso a lavorare contro Villa e al meglio e a ripartire dai nostri errori che abbiamo fatto e cose che dobbiamo migliorare in allenamento.